Siete una vergogna, siete una vergogna. Come cazzo si fa a perdere in casa con l'Empoli? Veramente una vergogna inaudita. Non so più cosa pensare. Un primo tempo pessimo, il secondo pessimo, anche se c'erano state un paio di parate, diciamo quasi miracolose, del portiere Berisha. E anche con un po' di fortuna alla fine un tiro bellissimo a giro di Kovalenko che segna circa il 90-91esimo. È una vera vergogna, è uno schifo, è uno schifo. Io non so più cosa pensare. Penso che oramai l'allenatore sia indifendibile, clamoroso. Il Napoli perde in casa 1-0 con l'Empoli. Il Napoli, anche se avesse vinto, non mi era piaciuto. Poca occasione da gol, veramente una figuraccia di merda inaudita. Sono incazzatissimo. Domenica da super da dimenticare. Il Napoli perde clamorosamente in casa con l'Empoli 1-0, con Guissacca che cammina in campo, con Elmas che ha fatto una partitaccia, Simeone pure, a parte il gol annullato, ma era fuori gioco. Veramente uno scandalo incredibile. Ci avete intossicato anche la domenica. Il Napoli perde addirittura in casa con l'Empoli ed è veramente clamoroso. Un saluto dal vostro Capitan Napoli. È una vergogna incredibile perdere in casa 1-0 con Napoli. Comunque, sempre forza Napoli, soprattutto nella cattiva sorte, clamoroso Napoli-Empoli 0-1.